riesco a fare. Ok, no. Scusa, eh. Perché non me lo prende? No, ok. A Ilaria, a Maura, a Cristina che hanno portato avanti questo lavoro davvero prezioso di rimettere in piedi il sito di Edinburgh, che sarà un po' quello che ci accompagnerà negli anni prossimi. Dunque, nei nostri tre interventi noi ci eravamo dati la regola di non fare un santino della figura di Eddie. Allora, siccome io dovrò parlare soltanto delle sconfitte fino adesso, se ci avete fatto caso, c'è la formazione culturale di Eddie e le sue grandi straordinarie vittorie. A me tocca l'amaro compito di ragionare su quello che avviene quando c'è il passaggio all'urbanistica privatistica, all'urbanistica contrattata e dunque alle sconfitte in tutti i campi in cui interviene Eddie. Allora io, insomma, mi prendo la libertà di dire che Eddie è un genio, e lo faccio attraverso la figura di Stravinsky, che peraltro lo sapete tutti, ha voluto essere sepolto a Venezia, quindi c'è un legame. Allora, Stravinsky è uno degli esponenti di punta della cultura innovativa musicale, come tutti sanno. A un certo punto della sua vita, è abbastanza grande, è 35enne, già aveva composto Sacre du Printemps, insomma aveva sconvolto il mondo. Lui scopre Pergolesi e compone a 38 anni Pulcinella, che è un grande capolavoro che riprende le musiche del Settecento. Viene ovviamente attaccato duramente dalla sua cerchia di amici musicisti, e lui risponde in un modo secondo me fantastico. Gli dice: beh, io ho scoperto troppo tardi Pergolesi è un genio, mi dispiace non averlo scoperto prima. Non c'è differenza tra la musica moderna e quella antica, se c'è un genio, il genio va riconosciuto. L'ha citato adesso Vezio. Io vi leggo quello che dice Salzano sull'analisi tipologica, cioè questo strumento fondamentale anche per il futuro. Dice testualmente: imparai che cos'è l'analisi tipologica dell'edilizia storica. Molto mi insegnò Edgarda Feletti, straordinario personaggio già sottolineato da Vezzi, che mi indusse a leggere testi di studiosi che avevo snobbato, come Saverio Muratori, Paolo Moretto e soprattutto Gianfranco Caniggia. Insomma, sta parlando dell'urbanistica, quindi diciamo che sta nell'empireo della cultura urbanistica, e lui ha questa umiltà che hanno soltanto i grandi personaggi di dire che non conosceva un pezzo fondamentale della cultura urbanistica più larga di quella magari praticata da noi urbanisti più specifici. Ecco, sta qui secondo me la genialità di Eddie. Però io finisco subito la parte diciamo positiva e cominciamo a vedere le sconfitte una dopo l'altra, perché saranno gli elementi. Io finisco su questo perché nel pomeriggio poi si parlerà non solo dopo le 12, ma anche nel pomeriggio si parlerà soprattutto di poter riprendere il cammino interrotto. E allora dobbiamo, secondo me, mettere a fuoco, io proporrò quattro temi di riflessione, poi vediamo in quale sede potremo portare avanti, magari in Edinburgh stesso, questa nostra ragionamento collettivo, questa nostra riflessione collettiva. Per questa riflessione ovviamente tutto il pensiero di Eddie sarà fondamentale. Io non sto proprio dentro il titolo, perché vado in ordine cronologico nella vita di Eddie, e dunque affronto prima il problema della tutela. Eddie all'inizio, nella sua formazione d'urbanista, paesaggio e ambiente sono componenti da valutare all'interno del piano urbanistico. Un'esperienza meravigliosa per gli effetti che ha avuto è il piano di Giulianova. Eddie è molto giovane e lavora con lui Giulio Tamburini,
la collina che divide, per chi conosce quell'uomo, quel luogo, la collina che divide Giulianova dalla parte pianeggiante a mare, è stata salvaguardata per sempre grazie al piano di Eddie. Ma Eddie, dopo 20 anni, insieme a Gigi, ragiona sul fatto che l'ambiente non è componente del piano, l'ambiente è fondamento della pianificazione. La definizione è proprio scaniana, precisa, perché il piano si forma sulla base della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale. Questo è il binomio che regge la costruzione di Eddie. Il tempo è tiranno, io accenno soltanto a un passaggio, e qui inizia la fase delle sconfitte, che nel 91 Eddie è chiamato dalla prima costola che nasce dalla fine dell'esperienza del PG, del PDS, a coordinare un convegno molto importante di discussione sul libro verde per l'ambiente urbano della Commissione europea. Ebbene, lì Eddie, riprendendo la dizione che c'era nel libro verde, dice, facendo un altro passo successivo, che l'ambiente è la tutela dell'ambiente è la precondizione per qualsiasi operazione di pianificazione. Vedete come diventa sempre più ampio lo spettro, insomma, è Stravinsky. Comincia a crollare, siamo nel 1991, insomma, la sinistra comincia ad accettare, questo è l'elemento che vorrei focalizzare, comincia ad accettare il fatto che nelle città deve funzionare soltanto l'economia e tutti gli altri elementi, la vivibilità, la soddisfazione dei diritti sociali viene in secondo piano. E Eddie, appunto, cogliendo questa ovviamente l'inizio già l'aveva scritto nel 1985, di questa china, erano gli anni del condono, di questa china rovinosa della sinistra, lui in questa relazione al convegno mette davvero in estrema coerenza un'idea differente di pianificazione. Ulteriore passaggio che fa Eddie dal punto di vista disciplinare, lo fa quando lavora al piano paesaggistico della regione Sardegna. Lui riprende quello che era avvenuto nel 2004 con l'approvazione del codice dei beni culturali e ambientali, e Eddie nei suoi scritti si diffonde molto sul fatto che gli ambiti di paesaggio contenuti nella appunto stesura del 2004 e mantenuti anche in quella del 2008, sono un elemento a cui l'urbanistica dovrebbe guardare con grande attenzione, perché sta lì una ulteriore evoluzione di un concetto che già era stato aperto in ogni. Io credo che non è questa la sede per approfondire cosa è stato il piano paesaggistico. Sandro Roggio non c'è nell'uditorio del pomeriggio, ma è sicuramente la persona più indicata per ragionarci. Per fortuna c'è Maria Paola Maritto. Dobbiamo trovare anche una collocazione autonoma per approfondire vari pezzi, non, lo ripeto, per santificare Eddie, ma per ragionare su quali sono stati gli elementi che hanno distrutto questo lavoro, perché come è noto, nonostante Eddie fosse riuscito a far approvare alcune linee di tutela che hanno salvaguardato per quanto hanno potuto la fascia costiera nei 200 metri, no, dalla linea del mare, oggi noi ci troviamo in un momento della vita della regione Sardegna a livello più generale in cui sta saltando tutto, cioè piano piano stanno smontando il piano paesaggistico. Scusate se l'ho uscito adesso, c'entra poco, ma insomma, per capirci, per essere brevi, per stare nella mezz'ora, intervistato, perché poi questo fa parte pure, no, del racconto, del loro racconto, della distruzione dell'urbanistica, ma insomma, intervistato da un giornale fiorentino sul motivo della presentazione dell'emendamento che rompe per sempre le sovrintendenze dello Stato, la domanda della giornalista al senatore Renzi, niente meno senatore,
se l'emendamento era stato scritto contro le sovrintendenti. La risposta del senatore è sì, perché non si può avere lo stesso atteggiamento di tutela nei confronti di uno stadio, così risponde, sto leggendo, di un dipinto di Raffaello o di Pontevecchio. Io ricordo a tutti che siamo arrivati al punto davvero di distruzione dell'articolo 9 della Costituzione, perché con un progetto di uno stadio si può abolire un vincolo dichiarato da parte del Ministero, quindi siamo alla rottura dell'architettura dello Stato. Sicuramente cadrà questo emendamento, ma il fatto che sia stato approvato senza che il Ministro, questa è la cosa che io vorrei sottolineare, senza che il Ministro dei Beni Culturali, a cui dice l'estensore vuole distruggere l'operatività delle sovrintendenze, lui non batte ciglio e l'emendamento viene approvato e sta approvato nel decreto semplificazione del governo rosso-verde, così mettiamo tutto in fila. Veniamo al secondo terribile, cioè Cristina Gibelli, al secondo terribile fallimento dell'attività dell'ultimo periodo di Eddy. La lotta contro il consumo del suolo prende inizio dall'approvazione in un ramo del Parlamento della famigerata legge Lupi, siamo nel 2005, e il ragionamento di Eddy prende anche il via dalla critica al piano regolatore di Roma, che era basato su diritti edificatori, su trasferimenti di cubatura, insomma su tutto l'armamentario che poi avrebbe infettato tutta la legislazione regionale nazionale. Anche qui, fatemelo dire, il fallimento è stato totale, perché ci sono alcune leggi ancora oggi in Parlamento, ma il Parlamento non ha alcuna intenzione di approvare norme che limitino il dominio dell'economia, e quindi non se ne parlerà né oggi né mai, e credo questo sarà poi il ragionamento che facciamo dopo. Che cosa facciamo noi per cercare di ricostruirlo, questo quadro di coerenza, questo quadro in cui appunto lo Stato che riprende in mano, cioè l'urbanistica, credo questo è il grande obiettivo che abbiamo, l'urbanistica deve tornare sotto la guida pubblica, non deve essere la sommatoria di interessi parziali, questo è l'insegnamento di Eddy, di interessi parziali che si sommano senza un quadro di coerenza d'insieme. Dunque, la stagione dei fallimenti inizia con Venezia, l'ha detto Vezio, cioè il piano viene messo nel cassetto da Massimo Cacciari, cioè non viene assolutamente attuato. Scusate se lo dico, ma insomma tutti i cambiamenti di destinazione d'uso, i progetti più folli dentro Venezia, a cominciare dalla devastazione nel fondaco dei tedeschi, sono dovuti al fatto che quel piano è stato messo nel cassetto. Questo qua dobbiamo trovare la sede in cui denunciare, no, l'attacco anche alla bellezza delle città. Il piano paesaggistico della Sardegna è un fallimento, e la lotta sul consumo del suolo è esattamente quello che vi dicevo io. Non andiamo da nessuna parte. Allora, io ho superato già la metà del mio tempo e quindi nell'ultimo scorcio vorrei ragionare con voi su quello che possiamo pensare di fare per dare linfa a Edinburgh, per dare linfa al pensiero di Edinburgh. Intanto credo che dobbiamo ragionare fino in fondo, ma davvero in maniera sistematica, magari dedicandogli un convegno, un seminario d'approfondimento sul fatto che noi stiamo vivendo, e questi sono i motivi della sconfitta, su un dominio incontrastato dell'economia sulla città. E dunque non credo che sarà il caso ancora di cercare di mettere una toppa, di proporre un emendamento, di fare non so quale azione settoriale o segmentata. Credo che noi dobbiamo ragionare su un'idea complessiva della città. Allora, io propongo il primo tema, che è quello del ripristino della città bene comune. Lo dico con un minimo di cauto, diciamo, mettiamoci qualche aggettivo, di cauto ottimismo.
Perché c'è ottimismo in quello che dico? Guardate, il dominio dei 30 anni appunto della privatizzazione dell'urbanistica ha funzionato in termini di consenso vasto, cioè di consenso che ha avuto all'interno della popolazione, proprio perché la valorizzazione immobiliare, che è l'elemento centrale, no, dell'urbanistica privata, ha portato a un aumento generalizzato, questo dobbiamo ammetterlo, perché no, derivava dai mutui delle banche, eccetera, eccetera, non per la bontà dello strumento urbanistico, ovviamente, ma ha portato a un grande aumento generalizzato dei valori immobiliari. Questo è avvenuto fino al 2008, quindi fino al 2008 questo sistema, che è il sistema berlusconiano, il piano casa, eccetera, eccetera, tutte le cose che Eddie ci ha insegnato, funziona in termini di consenso generalizzato. Ecco, noi siamo in un momento di svolta, allora o siamo bravi noi a metterlo a sistema, questo momento di svolta, oppure noi non riusciremo a riprendere in mano il tema della città come bene comune. La dico in questo modo. Il Sole 24 Ore 10 giorni fa ha pubblicato il fatto che Starbucks, il più grande operatore immobiliare del mondo, vuole vendere perché è arrivato al massimo della valorizzazione immobiliare il meraviglioso, meraviglioso, il bel edificio di Piazza Cortusio dove c'era la Rosa. Perché è arrivato al massimo della valorizzazione immobiliare, lo dice il Sole 24 Ore, perché dentro c'è la sede di JP Morgan, quindi è un fiore all'occhiello, perché dentro c'è chi fa il caffè più buono del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Loro vogliono andare a un'asta ristretta. L'asta ristretta parte da un valore immobiliare di 15.000 euro al metro quadrato. I valori delle periferie del Milanese, non proprio di Milano stretta, ma insomma delle periferie, stanno intorno a 1.000 euro a metro quadrato. E credo che dobbiamo ragionare su questo, cioè sul fatto che il trentennio si chiude intanto con una sproporzione mostruosa che non c'era mai stata, cioè tra chi detiene gli immobili di pregio dentro le aree storiche e chi invece detiene l'unico bene immobiliare, che è quello della sua prima abitazione, che sta nella prima, nella seconda, nella terza periferia metropolitana. Guardate che questo è un tema ormai sentitissimo, la svalorizzazione che c'è stata dal 2008 del patrimonio immobiliare periferico è qualcosa che colpisce, perché era l'unico gruzzoletto di molte famiglie. Insomma, quello che voglio dire per chiudere su questo punto è che non funziona più il meccanismo della valorizzazione immobiliare che si diffonde su tutto il corpo del patrimonio. Ormai si sono appropriati, cavano reddito soltanto dalle parti più diciamo, qualificate delle città. E dunque questo è un elemento che va a nostro vantaggio, insomma. Io credo che il loro meccanismo si stia inceppando e allora dobbiamo riprendere un po' l'azione. Metto subito appresso a questa prima proposta che vi facevo il secondo punto, che credo sia molto più urgente, è molto più settoriale, ma più urgente, che conferma, se posso dire, l'analisi che vi facevo molto, molto veloce. Che succede durante i 3 mesi del lockdown? Che noi assistiamo al deserto all'interno dei centri storici delle nostre città, città d'arte o città di uffici, non ci abita più nessuno. Allora, se vogliamo davvero riprendere, questo è un tema fantastico, cioè Eddie ha scritto delle cose meravigliose, anche perché non è stato detto, ma Eddie scrive in un modo meraviglioso, è proprio uno scrittore straordinario. Ha scritto delle cose meravigliose sulla bellezza dei centri storici, sul fatto di tutelarlo, eccetera. Io credo che noi oggi abbiamo il bisogno di dire, a partire ad esempio, Ilaria sicuramente l'ha visto, ma insomma l'apertura della Festa del Cinema di Venezia, c'è stato un documentario meraviglioso, come tutte le cose che fa, di Andrea Segre, che ritrae proprio il deserto della città di Venezia durante il lockdown. Ecco. Le città da cui ricavano reddito sono diventate un deserto sociale.
le periferie dove non c'è nulla da ricavare stanno diventando un disastro dal punto di vista del taglio del welfare. Questo è il tema. Allora, su questo punto, e chiudo anche su questo dei centri storici, c'è la proposta di Lucia Bianchi-Bantinelli che secondo me va ripresa, va rilanciata, nel senso che possiamo essere noi come piccolo nucleo degli urbanisti che dà la possibilità di una ripresa di vivibilità dei nostri centri storici, a partire, lo dico soltanto come titolo, ma so che siete tutti d'accordo, dal fatto che gli immobili pubblici dentro i centri storici ridiventano contenitori per abitazioni di livello popolare, insomma riprendendo, no, le grandi intuizioni della Bologna di 40 anni fa. Insomma, credo che questo sia un altro tema che noi dobbiamo mettere a sistema. Il terzo tema è forse quello più difficile, e questo mi permette poi di andare all'ultimo tema che vi propongo. Cioè, qui c'è da rimettere in piedi. Guardate, io sono convinto, no, perché c'è un po' un giudizio che noi diamo sui nostri avversari che sono dei cialtroni, sì, vabbè, no, questi hanno studiato perfettamente tutta la legislazione che è stata tratteggiata prima da Giulio e da Vezio, e hanno colpito gli articoli che hanno disarticolato la possibilità del pubblico di intervenire sulle città. Ecco, credo che noi abbiamo il dovere, di ricostruire davvero una legislazione che sia in grado di dare al pubblico le leve, a iniziare da quella economica, ovviamente, visti i tagli che ci sono stati per l'economia dei comuni, ma le leve giuridiche per poter intervenire senza remore. Chiudo con un tema, lo prendo perché vedo davanti a me delle persone che ne sanno molto di più e vorrei appunto che non se ne parlasse in maniera esclusiva, ma se ne parlasse. Edoardo Salzano, degli ultimi 20 anni della propria vita, sposa in pieno, sia per la delusione della politica dei partiti, sia perché, insomma, la vivacità culturale che lui racconta così bene in molti suoi scritti dei comitati è l'elemento che tutti noi abbiamo coltivato in questi ultimi 20 anni. Non c'è dubbio che questo paese è stato tenuto vivo dal fatto che sono nati in tutte le città italiane, forse tutte esagero, ma insomma in gran parte delle città italiane sono nati dei comitati che hanno difeso il bene comune, hanno difeso l'ambiente, eccetera, eccetera. Guardate, io credo che adesso noi dobbiamo aiutare all'evoluzione di una fase successiva. Insomma, non, io non so quello che voi pensate, e appunto per questo valgono queste belle discussioni come oggi. Ma io credo che oggi noi abbiamo il dovere di dire che quella prospettiva che noi abbiamo immaginato, ovviamente con sfumature differenti, di dire che è dai comitati e dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni di categoria che arriva la linfa per ricostruire un pensiero egemone sulle città, credo che sia arrivata, insomma, a un suo capolinea. Non è riuscito a nessuno di mettere insieme tutti i comitati su idee complessive. E allora ritorno al primo tema che vi proponevo. Cioè, se non c'è un'idea fondante di queste, diciamo, lieviti che esistono nelle periferie delle città e nelle periferie dell'Italia, io credo che non andiamo più da nessuna parte. C'è bisogno di avere un pensiero solido che riesce a far riconoscere intorno a una concezione differente delle città, che riconoscere uno schieramento sociale. Ecco, io credo che siamo davanti a questo bivio e noi dobbiamo essere l'elemento che può portare avanti questa trasformazione. Io chiudo citando un altro passaggio, secondo me meraviglioso, perché sarà anche un altro tema, non l'ho messo a sistema, ah, scusate, l'ho dimenticato visto che c'è Cristina. È chiaro che tutta la lotta all'interno dell'azione contro il consumo di suolo sta nel terzo segmento che vi dicevo, cioè nella ricostruzione del quadro legislativo. Guardate che anche la straordinaria
lo straordinario risultato di Anna Marzon nella legge urbanistica no, regionale della Toscana, insomma qualche difficoltà applicativa ce l'ha, e dunque noi credo che dobbiamo alzare anche lì il tiro, cioè di metterlo all'interno di una rivisitazione complessiva dal nostro punto di vista della legislazione nazionale. Però vi dicevo, chiudo, ritorno al genio, così ho finito il ciclo. Perché che fa Eddie? Anche questo lo scrive con la tua davvero grande disponibilità a criticarsi. A un certo punto della sua vita incontra Harry Leonard, che è uno psichiatra, figuratevi un po', che è un grande salzano degli ultimi anni della vita, copia uno psichiatra. Ebbene, lui nelle sue ultime riflessioni dice che ha capito finalmente dallo psichiatra l'importanza della città bene comune di Venezia, dei campi, eccetera, eccetera, eccetera. E lo scrive in maniera come fa lui, mirabile. Allora io credo che oltre alla rivendicare il fatto, come ha detto Benevezio, che l'analisi tipologica è l'elemento che può guidarci, no, nel futuro per la ripresa della pianificazione a livello comunale, noi dobbiamo ampliare, come ha fatto bene Eddie sotto il suggerimento dello psichiatra, di ampliare anche questa tipizzazione dei beni anche sotto il profilo della città. Io vi mando un caro saluto e vi ringrazio. Grazie a Paolo Berdini. Siamo a conclusione di questa prima sessione.